Buongiorno, oggi 29 agosto 2010 nel lungomare di Scauri, il lungomare del Pianura Pontina. Ci troviamo perché è la quarta giornata delle prove di regate in catamarano. Prove importanti perché ci sarà una selezione per poi ci saranno altre competizioni fuori. Comunque è stato scelto il centro Italia, quindi il Lazio. Dopo la partenza avvenuta un'ora fa, tra i turisti, tra i passanti, tra i curiosi, c'è una signorina proveniente dalla riva del Garda. Chiediamo le sue impressioni, vediamo perché è presente in questa località. Buongiorno, mi trovo qua in quanto accompagno il mio ragazzo Cristian Vettori, che sta svolgendo la regata, il quarto giorno di questa regata Formula 18. Ebbene, sono partiti, le emozioni che provi quando sai che il tuo compagno è in alto mare e deve controllare, gestire un mezzo come il catamarano, che non è facile, poi accompagnato da anche soprattutto? Accompagnato dal suo prodiere, che è un giovanissimo ragazzo, Riccardo Pinter, che nonostante i suoi 15 anni è comunque un ragazzo molto in gamba, che ama tantissimo il mare e la vela, e quindi condivide la stessa passione che ha per il mare il mio fidanzato. Quindi non potrai certamente dire che il nostro mare, il lungomare di Scauri, sia il migliore, no, perché ci sarà sicuramente quella di riva del Garda. Quindi non siamo al mare comunque, siamo al lago, siamo comunque contenti e felici di aver trovato un posto così bello come Scauri, e abbiamo avuto pochissimo tempo a disposizione, quindi poco tempo per visitare tutto il litorale laziale. Ci riprometteremo. Ci riprometteremo di andare pure di nuovo. Dall'acqua dolce all'acqua salata, qual è la differenza? Preferisci sempre acqua dolce? Preferisco comunque il lago, in quanto anche il modo di andare in vela è anche diverso, dato che qua al lago non ci sono le onde, qua ci sono. Bene, hai vissuto sul catamarano questa esperienza? Purtroppo no, data la mia conoscenza del mio ragazzo, nonostante... È stato casuale questa conoscenza? No, ci conoscevamo già da più tempo, l'unica cosa che eravamo tutti due impegnati, quindi non appena abbiamo avuto la possibilità di metterci insieme ci siamo messi. Quindi ecco, condividi la sua esperienza, che sarà anche pericolosa. Passione, sì. Sì, sicuramente per il mare è la sua esperienza. Beh, saranno quindi 4-5 ore di attesa, di ansia, che sei in attesa appunto che arrivi, non per la prima posizione, mi hai detto che non aspetti le prime posizioni, vero? No, comunque perché siamo contenti e felici di aver partecipato a questa regata, in quanto essendo la seconda regata che fa insieme al suo nuovo prodiere, il giovanissimo Riccardo, hanno comunque ottenuto un bel punteggio in classifica, qualificandosi nella 12ª posizione. Su quanti partecipanti? Su 34 imbarcazioni, quindi è già un bel risultato, siamo contenti e sicuramente ritorneremo a Riva del Garda soddisfatti e contenti. Bene, così si può parlare anche ogni tanto, perché non sempre si parla bene del nostro mare, ma ecco, la dimostrazione è questa, ecco, stiamo riprendendo, non sono parole, sono fatti e anche opinioni di più persone. Grazie, buon viaggio per ritorno. Grazie a lei.